Nell'arco di 5 anni alcune migliaia di cittadini e aziende piemontesi hanno fatto ricorso all'assistenza del Corecom per vertenze con gli operatori telefonici, ottenendo rimborsi per circa 10 milioni di euro. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha presentato la sintesi dei risultati più significativi dell'attività svolta nei 5 anni del proprio mandato, che si concluderà fra poche settimane. 3 cifre in modo tale da dare il senso di quello che abbiamo fatto. In 5 anni abbiamo restituito a chi si è rivolto a noi oltre 11 milioni di euro. Poi siamo molto importante, siamo stati ancora l'unico Corecom ad essere inserito in quella sorta di giustizia alternativa nell'anno giudiziario di Torino e per ultimo credo che la cosa più importante ritengo oltre 500.000 gli euro che abbiamo restituito alla regione per i nostri risparmi pur avendo aumentato tutte le nostre capacità di lavoro e di realizzazione degli obiettivi. Professor Scamuzzi, la ricerca tra mass media e giovanissimi condotta da lei e da altri suoi collaboratori. Dimostra che c'è un assoluto accesso e totale accesso alla rete e che questo qualche volta è accoppiato con la televisione, ma l'internet domina e egemonizza la televisione, anche la televisione. Dimostra che l'accesso per i giovanissimi passa attraverso lo smartphone e questo innesta un cambiamento di paradigma molto notevole perché rende più difficile controllare, regolamentare questo accesso contro i rischi che qualche volta per un giovanissimo può comportare il navigare in rete. Dall'altro lato è un accesso che consente grandi relazioni sociali, grandi possibilità, colonizza anche un po' il tempo delle persone.